Allarga alle dimensioni della Chiesa universale, vogliamo disporci a celebrare questa Santa Eucaristia riconoscendo con umiltà i nostri peccati. Christ, 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 Christ
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Partecipazione a così grande mistero, attingiamo pienezza di carità e di vita. Per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto:
Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Grazie.
della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Ascoltato, questa messa è detta in cena Domini o della lavanda dei piedi. Il gesto, questo della lavanda dei piedi, che noi non poniamo per motivi igienici ed di epidemia, ma è un gesto che spiega in qualche modo il mistero di un Dio che si china ai piedi dell'uomo e gli lava i piedi, come fanno gli schiavi. Il gesto di Gesù ai suoi amici, ai suoi apostoli, è il gesto tipico dello schiavo nei riguardi del padrone. Riascoltiamo, e vi invito a ritornare stasera, domani, sul brano di Vangelo. Riascoltiamo nello spirito il brano di Vangelo che ci è stato proclamato. Intanto, che cosa fa Gesù?
si procura l'occorrente, l'acqua per lavare, l'asciugatoio per asciugare. Poi dice il Vangelo: va, il gesto dell'andare, i gesti del Signore non sono mai rivolti a Lui stesso, sono sempre gesti che si rivolgono agli altri per la salvezza dell'altro. Ed è un gesto semplice, quotidiano, oserei dire un gesto banale, fino a chinarsi, fino ad inginocchiarsi ai piedi dei suoi discepoli, anche ai piedi di chi sta per tradirlo, e lui lo sa, di chi sta per rinnegarlo, e lui lo sa, di chi sta per scappare, e lui lo sa. È un gesto che parla da solo. Le parole di Gesù semmai illustrano il gesto che egli ha compiuto. Ed è come tutti i gesti del Signore, come tutti i segni che il Signore Gesù pone, rimanda al mistero che attraverso questi gesti, attraverso questi segni, viene svelato e rivelato in tutta la pregnanza affascinante dell'agire divino. Il segno dell'acqua rimanda all'acqua divina che lava il corpo e fa rinascere la vita. È ovvio che qui siamo nell'orizzonte della Pasqua. E in questo orizzonte la Chiesa è invitata a compiere e a fare quello che ha visto fare, quello che ha sentito che il suo Maestro ha fatto. La Chiesa è invitata a trasmettere quello che ha ricevuto, l'amore divino, che è l'origine di ogni gesto d'amore, è il dono che la Chiesa riceve e che condivide non solo al suo interno, ma con gli uomini e le donne di tutte le stagioni della storia. Che cosa dona la Chiesa? Poniamoci questa domanda. Gesù Cristo stesso, il suo Dio e Signore, e lo dona ogni giorno, perché ogni giorno la Chiesa ripete le parole di Gesù, in modo particolare la domenica, giorno del Signore e Pasqua della settimana. Che cosa la Chiesa ha sentito che il suo Maestro ha fatto? Dunque, che cosa la Chiesa deve fare attraverso l'impegno dei suoi figli cristiani? I gesti ecclesiali sono i gesti dell'amore e dell'amore che serve, perché in fondo è questo che rende testimonianza
della salvezza operata dal nostro Dio. I gesti compiuti da Gesù in quella cena memorabile e che la Chiesa compie ogni giorno, le parole pronunciate da Gesù e che la Chiesa attraverso il ministero dei suoi sacerdoti ogni giorno pronuncia, hanno richiesto secoli di preparazione per essere compiuti e proferiti. Il dono di se stesso nel pane della vita è stato preparato attraverso i secoli, attraverso le generazioni dei credenti, della prima alleanza, per essere completati, compiuti in pienezza nella nuova ed eterna alleanza, quella nel sangue di Cristo, quella alleanza che salva il mondo. La lavanda dei piedi, fino a chinarsi per terra, da parte di Gesù è stata preparata lungo il corso dei secoli, direi dei millenni, dall'uscita dall'Egitto, dalla liberazione dalla schiavitù egiziana, fino a quella cena e di generazione in generazione fino alla fine dei tempi, alla fine della storia, anzi come fine, come meta della storia umana. La Chiesa nei suoi figli, nei cristiani, vede ed apprende nel dono e nel servizio il senso e la direzione del suo cammino. La Chiesa sta nel mondo per essere il segno del dono di Dio all'umanità, per essere il segno del servizio, che è la strategia dell'amore divino per le generazioni degli uomini. E così la Chiesa cammina verso la patria del cielo, perché quella è la meta. E camminando verso la patria del cielo, rinnova il mondo, seminando nei solchi inquieti della storia quei germi di cielo che le vengono consegnati. Tra poco Agostino di questa parrocchia, di questa città, farà la sua dichiarazione di fede in vista dell'ordinazione diaconale che riceverà fra una decina di giorni. La parola diacono significa servo. Sia lui a testimoniarci, a me, a voi, la gioia del servizio nel dono di sé ad imitazione di Cristo Gesù.
Io, sottoscritto Agostino Forte, credo e professo con ferma fede tutte singole le verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli in atto definitivo. Io, sottoscritto accolito Agostino Forte, nato a Lucera il 9 aprile 1993, avendo esibito la domanda per il conferimento del diaconato e avendo esaminato con attenzione davanti a Dio la mia decisione, dichiaro, in primo luogo con questo giuramento, che nel ricevere tale grado dell'ordine sacro non sono spinto da costrizione alcuna, né forza, né alcun timore, ma che spontaneamente e nella piena e libera volontà lo voglio, avendo sperimentato di essere certamente chiamato da Dio. Assicuro che mi sono pienamente noti gli oneri e tutti gli altri impegni che derivano da questo sacro ordine, impegni che spontaneamente accetto e con l'aiuto di Dio mi propongo di osservare con somma diligenza. Principalmente manifesto di accogliere ciò che comporta la legge del celibato e decido di adempierla liberamente e di osservarla con l'aiuto di Dio integralmente sino alla fine della mia vita. Infine, con fede sincera, prometto di offrire costantemente con le opere e le parole esempi di virtù a norma dei sacri canoni, di adempiere con fedeltà e obbedienza tutto ciò che il Vescovo mi propone e comanda e che la disciplina della Chiesa esige, affinché meriti di essere ricompensato da Dio per aver accettato un sì grande ministero. Lo prometto, lo desidero, lo giuro. Mi aiutino Dio e questo sacro Vangelo che tocco con le mie mani. 28 marzo 2024 in Lucera.
la professione di fede che hai appena emesso sia la fierezza della tua vita, sia il sostegno per la tua speranza, sia il motivo della carità che ti spingerà ad andare verso gli uomini e le donne di oggi. Amo. Amore più grande
mangiate, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceve concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore e Fratello nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì, vittima di salvezza, e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 è Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo è Signore Dio dell'universo, i cieli santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, in questa notte, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo e ti rese grazie, lo diede
ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e convocata nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il vescovo di questa Chiesa, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme con Gesù vogliamo ripetere la preghiera del Vangelo. Diamo voce agli uomini e alle donne del mondo intero, soprattutto a quelli che vivono la sofferenza, nella miseria, nella malattia, nella fame, nella guerra, nella violenza. E insieme con Gesù presentiamo al Padre dei Cieli questa umanità sofferente, dicendo insieme: Padre nostro, santificato come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con un inchino vicendevole scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il male e i peccati del mondo. Beati noi che siamo gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Dio onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore.